Ciao. Oggi è 28 gennaio 2023. Io mi trovo a Pregelato su pista di fondo. Sono uscito a sciare con i miei sci Atomic Rester da tecnica classica. Siccome l'anno scorso ho fatto un video su questa pista da fondo, però non nel tempo mi si è finito la batteria e non ho riuscito a finire il mio video. Allora quest'anno ho deciso di finire questo video e di fare vedere a voi il tratto di salita e tratto di discesa della pista di Pregelato, il tratto di pista che su quale arriviamo a Val Troncea. A Val Troncea oggi non si arriva con le sci perché, come guardate intorno, tutto è con neve, ha nevicato tanto. E allora fino a Colle della Somma non possiamo arrivare. Arriviamo solo a Colle Fonderia e poi là c'è un ponte che passiamo il fiume, sopra il fiume. E poi torniamo indietro su una bellissima discesa. Adesso vado a prendere i miei sci e inizio la mia giornata di oggi. Questa stanza enorme, io sono sulle piste e ho il Sant'Agostino, Sacrapedo, sto più a casa. Guarda, la mia ex compagna mi aveva mandato a fanculo con grande immediatezza, cioè, torniamo qua col materassino da campeggio e il Sacrapedo steso. Non riesco a mettere le scarpe, troppo neve fresca è entrata nell'attacco. Un anno ero stato in Corsica con l'ex compagna ed ero, ho detto, dai, facciamo la spedizione, andiamo in Vespa. Guarda come che bravi, che non vanno bene sulla pista. Fanno gli sci. Adesso sono pronto. Ciao. Grazie. Sono pronto a fare questo giro. Oggi è caduta tanta neve perché il miglior mese invernale con tanta neve e anche il sole a Pregelato lo trovate nel mese di febbraio. Se qualcuno di voi si ricorda nel 2006 che anche l'Olimpidi mi sembra che è stato spostato con una settimana perché era poca neve e poi alla fine di gennaio, febbraio,
hanno fatto alla fine questa Olimpiade. Perché in Italia con le temperature calde a volte manca la neve in inverno. E gli organizzatori hanno bisogno di macchine da sparare la neve artificiale, o trasportano anche con i mezzi d'opera la neve naturale da qualche altra parte, dalle montagne, dove questa neve si trova in abbastanza. Però a febbraio qui è il miglior mese. Se volete prendere una vacanza a Pragelato, a Sestri, prendetelo in mese di febbraio. Nel mese di febbraio riuscite a fare tutto, che sci da fondo, sci alpino, alpinismo, ma anche fuori pista. Il mio giro più o meno sarà di 4-5 km in salita, e poi altri 5 in discesa. La salita è abbastanza ripida per lo sci di fondo. Alcuni sciatori fanno questa salita anche con i sci d'alpinismo. Perché chi non è capace a scendere con sci da fondo è meglio che scendete con sci d'alpinismo, che hanno la lamina e hanno la misura diversa. Guardate che un sciatore mi ha superato, perché con la tecnica classica sui binari in salita è molto difficile a salire. Con tecnica skate si sale meglio. Ma come sempre anche in discesa. Perché sapete che lo sci da tecnica skate è più corto. Io invece ho preso questi sci perché l'anno scorso il video che dicevo che
l'ho finito a metà strada. Avevo questi sci nei piedi. E allora ho preso questi sci. Però l'altro anno avevo i sci con le pele. Quest'anno quest'anno le sci sono senza pelo, normale, da gara. Sotto ho messo tre strati di stick diversi. Primo la base verde. Poi due stick blu, uno più caldo e l'ultimo che tocca la neve più freddo. Perché sono già le ore 11 e a luna a mezzogiorno la temperatura aumenta. E ho dovuto mettere sotto anche un stick caldo. Con tre strati di stick e con la neve fresca indietro anche su una salita così ripida non vado mai. Poi questo consiglio di mettere i stick mi hanno consigliato i ragazzi che fanno la sciolina nei spogliatoi dove potete affittare anche i sci e l'attrezzatura per sciare. Il consiglio loro sempre è abbastanza preciso. Poi qui dipende come sciate voi. Se fate solo salite, tante salite e discese, allora dopo un'ora sarà meglio di mettere ancora un strato. Ma se fate i tratti in pianura, non vi serve mettere tanti strati di stick. Vediamo un
un po' d'acqua. Ha pregelato l'acqua nelle fontane e è molto buona per la salute. Non è proibita da bere se è buona, no? E a volte è meglio bere quest'acqua come l'acqua che lo bevete voi comprata dai negozi. Anche se qui si scia, l'acqua delle fontane è comunque buona da bere. Chissà tipo a Sant'Anna, là non lasciano sciare nei posti dove quest'acqua si raduna e poi scendi nei tubi a essere imbottigliata. Invece qui a Valtroncea si lascia bere e anche sciare. Se siete stanchi e volete poi tornare indietro, qui guardate a destra, si può girare. Il primo tratto dalla casa, da dove ho iniziato, il primo tratto su quale si può tornare indietro. Invece io continuo la mia strada e qui inizia il confine del Parco Naturale Valtroncea. Su a Troncea è scritto che si può arrivare camminando in un'ora. Solo. Nella stagione invernale a volte questa strada è chiusa. E con le sci non si riesce ad arrivare.
per la causa delle lavine che possono scendere da, guardate, da queste montagne ripide. Guardate che montagne sono intorno. Proprio io in un anno ho visto una lavina che già era scesa e è arrivata anche sulla pista di fondo. Era quasi 2 metri. Di altezza della neve che è arrivata da su, 2 metri che hanno coperto la pista di fondo. E sono anche in quella lavina, mi sembra, 3 sciatori che sono morti. Così ogni anno, con un qualche nevicata, subito chiudono la pista, ma lo chiudono neanche i proprietari della pista, ma chiudono proprio i carabinieri. Perché i proprietari lasciano andare, invece i carabinieri che chiudono dicendo che è molto pericoloso. Per esempio l'anno scorso la pista era chiusa, questa tratta era tutto chiuso perché era troppo ghiacciata. Era troppo caldo di giorno e di notte freddo. E su una pista ghiacciata i carabinieri hanno proibito ai sciatori di sciare. In 4 km di strada trovate le salite di poco poco ripide e poi alcune più ripide. È un tratto che si può fare facilmente, tipo guardate avanti come un signore cammina piano piano. Di fianco si osserva anche la strada su quale si può andare con le ciaspole. Hanno fatto bene i proprietari di farlo, perché se camminate sulla pista di fondo con ciaspole i sciatori si arrabbiano di tanto perché rovinate la pista. Con le ciaspole invece si può arrivare fino a quelle trincee.
Corri della Somma. Se guardate la mia lista dei video su YouTube, sul mio canale, troverete anche un video con Val Troncea di estate. Un video non lungo, però nel quale potete magari qualche informazione avere di questi posti, come sono loro in estate. Ecco qui, finisce la pista. Una volta si poteva anche andare su. A rifugio Troncea. Invece dobbiamo tornare. Dobbiamo tornare sulla pista di fondo. Dobbiamo tornare sul secondo ponte. Forse in qualche periodo dell'anno o nei anni prossimi riesco a fare il video con fino a Val Troncea, o magari un po' più su di oggi. Indietro si torna su un'altra strada
avete visto che abbiamo superato un ponte. Hanno fatto due strade perché è troppo ripido e come che le strade sono molto strette i proprietari della pista hanno deciso di fare due. Due strade diverse. Perché a volte troverete qualche fastidio anche su un senso unico o qualche sciatore che sta davanti a voi o qualche bambini o anche pietre e sporcizie. All'inizio c'è questa salita che poi subito diventa discesa. È l'unica salita al ritorno. Per fare andare più veloce, no. Hanno fatto questa salita e guardate poi che discesa ripida. In questa discesa si può arrivare anche 40-50 all'ora, dipende dai binari, se sono ghiacciati. Oggi che nei binari c'è la neve fresca e poi con i stick non sono riuscito. Ad andare molto forte. E poi qui c'è un anello. Inizia salita. E poi discesa con delle curve. Per chi ama più estremo a fare discesa con delle curve può provare a entrare in questa anello e farlo.
Ecco, siamo tornati al posto di partenza della neve. Il giro più o meno a non più di un chilometro. Siamo tornati sulla nostra strada di ritorno. Nei giorni più ghiacciati, con la pista più dura, in questa salita non c'è bisogno di spingere. Invece oggi si va molto lento. A metà della strada trovate un bar, rifugio, dove vi potete fermare, prendere un caffè e mangiare un panino. Invece io non mi fermo. Continuo la mia strada.
In discesa si può arrivare 2 minuti anche al massimo. Al chilometro. Oggi con questa neve ho fatto 3 minuti al chilometro in discesa. Due minuti con i binari molto lisci e ghiacciati. Sono uscito da tanto dal parco naturale di Val Troncea. E sto arrivando al paese plan. Fra un po' arrivo alla Seggiovia Plan, che adesso è chiusa, non funziona più, però il tratto della pista, le strade su quale si sciava sono rimaste ancora, e chi piace di fare sci alpinismo lo potete fare ancora sulle piste di una volta. Guardatela. Si può salire seguendo la strada o anche i pali della Seggiovia. All'inizio è molto molto ripido. Ma poi diventa un po' pianura, un po' ripido. È un posto ideale per fare sci alpinismo. Il proprietario era un anziano che non so, è andato in pensione e ha chiuso questa seggiovia. Per poi dicendo che vicino alle piste di Sestria e via Latia non si guadagna tanto. Perché la gente preferisce pagare meno e sciare tanto, fare tante strade, chilometri, come venire a una pista con una strada sola di pochi chilometri e pagare un giornaliero molto costoso. Così, non avendo tanti clienti, e poi come se lui anziano ha deciso di chiudere questa attività e nessuno, già da 4-5 anni che sta chiusa, nessuno non lo prende. Poi forse anche
la Seggiovia è già usata di troppo e può darsi che lo hanno chiuso anche per questo motivo. A sinistra è il paese Plan, da dove parte anche una cabinovia con quale si sale fino su a Sestri, alle piste alpine di Sestri. Sono arrivato giù al start o fine della pista di progelato. Qui il start, il fine, più è un fine delle gare che si organizzano a progelato, tipo Prazza Longa, le gare regionali. Sono arrivato giù dopo quasi 40 minuti di sciata, un'oretta. Sono arrivato non tanto stanco, anche se ho spinto che in salita che in discesa. Però sono molto contento perché oggi tanta neve, che sono salito facile e poi anche sceso senza nessun conflitto. Allora, guardate questo film, venite a sciare qui a Progelato. Fate lo sport e buona giornata. Iscrivetevi al mio canale e arrivederci.